ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Temperature ancora in salita, si prospetta un'altra settimana davvero bollente. Abbiamo ascoltato un po' di pareri qui al mercato di Sabetto, come poter resistere a questa nuova ondata di super calore. Dal Belgio fa molto caldo qui in Italia? Qui è tutto diverso, fa più caldo qua, in Belgio diciamo... E cosa fate per resistere a questo caldo? Ma diciamo bevere acqua e sdraiarsi un po' di più al mare, andiamo più spesso al mare, mangiare poco e bevere di più. Con pazienza, aspettando che passi. Si va al mare? Bagniamo, andiamo al mare, facciamo il bagno. Io che poi lo soffro tantissimo. Ho tanto freddo. Freddo, freddissimo. Si deve pensare che fa freddo per resistere. No, stiamo. L'estate ci deve essere, però è troppo caldo. Qualche volta andiamo al mare, tante volte a casa, però è meglio stare a casa. Non si resiste, è troppo caldo. Da dove vieni? Perugia. Perugia è più caldo che Sabetto? Sì. Già Sabetto si sta un po' meglio? Diciamo. Vai al mare, si beve cosa? Acqua. Sì. Bevendo un sacco di acqua, uscendo di meno. E poi perché stai ridendo? Si deve uscire di meno, a mezzogiorno stai a casa tua con i bambini. Esci la mattina presto come me che vado a correre, allora resisto di più. Lei è di origine africana, ma in Africa è ancora più caldo che di qui. È caldo ma c'è aria, questa caldo è, non c'è aria, là invece c'è un po' di aria, si resisti di là. Signora, per resistere a questo caldo il ventaglio è il minimo? Ce lo vuole. Con il mare, da noi con il mare, sicuramente. Tanto mare questi giorni? Mare, tanto mare, sicuramente. Col cocomero. Quanti cocomeri mangi? Troppi, è l'unica cosa che rinfresca. Dalla mattina alla sera? Sì, tutto il giorno. Cocomero, piscina, casa col ventilatore e basta. Freschi come una rosa? Sì, per forza. Non si resiste, andate, state a casa, bevete. Ma tu non stai a casa, stai in giro al mercato con la fidanzata? No, due ce n'ho io. Due fidanzate? Insieme. Due fidanzate insieme? Sì, tutte e due. Allora il caldo ci sta. Loro mi fanno resistere, se no non ce la fa. Fa troppo caldo, no, è impossibile resistere veramente. Ma venire al mercato è uno sforzo ulteriore. Infatti volevamo venire prima, però non ce l'abbiamo fatta.